Ehi, tu! Sì, proprio tu! Senti un po', per caso sei interessato all'acquisto di un'isola privata? Oh, andiamo, abbiamo tutti bisogno di un posto dove fuggire. Inoltre i prezzi sono imbattibili. Ok, beh, io sono un pessimo venditore, ma ci sono davvero delle isole che puoi acquistare per una frazione del prezzo medio. Ma la sorpresa è che nessuno vuole comprarle. Prendiamo per esempio Isole Piazza Busu, Brasile. Prezzo 79.500 euro. Per poco meno di 80.000 euro puoi diventare il proprietario di non una ma sei isole situate sul fiume São Francisco in Brasile. Queste isole possono vantare scorci pittoreschi, una fauna variegata e persino delle rovine coloniali. Quindi perché nessuno le ha ancora acchiappate? Beh, la ragione potrebbe risiedere nel fatto che tecnicamente stai solo comprando il diritto di usare le isole per 99 anni. Inoltre, il contratto contiene una nota vaga che parla di piccole tasse annuali. Sì, forse è meglio passare ad un'altra. Ma ho ancora molte altre offerte, come Little Rocky Island, Nuova Scozia, Canada. Prezzo 74.500 euro. Sorprendentemente, questa isola di 8 acri, 32.000 metri quadrati, è ancora disponibile e se ti sbrighi sarai in grado di comprarla, per 75.000 euro, cioè. Ma date le sue belle spiagge sabbiose, la natura incontaminata e gli alberi di pino, il prezzo è un vero affare. Anche se Little Rocky Island si trova nell'Oceano Atlantico, le isole vicine la proteggono dalle intemperie. Non c'è alcuna proprietà sull'isola, ma puoi costruire tutto ciò che ti piace. Per quanto riguarda il motivo per cui è ancora in vendita, questo è un vero mistero. Forse il mercato è troppo saturo dal momento che il Canada ha così tante isole private in vendita. Isola Tillamook, Oregon, Stati Uniti d'America. Prezzo 50.000 euro. Conosciuta anche come Tilly la Terribile, il soprannome di questa isola parla da sola. Beh, non è tecnicamente un'isola nel senso tradizionale. È fondamentalmente una roccia con un solo faro a largo della costa dell'Oregon. Inizialmente l'isola fu venduta per 500.000, ma quella non fu l'unica volta in cui la misero in vendita. Finora nessuno è stato abbastanza convinto da comprare il posto. Perché, ti domandi? Beh, quando consideri il tempo tumultuoso, onde che possono arrivare così in alto sommergendo l'intera isola e le storie tragiche di coloro che hanno sfidato le pericolose acque intorno ad essa, allora sì, Tilly non è proprio un gioiellino. Isola Chandler, Maine, Stati Uniti d'America. Prezzo 39.999 euro. Se hai qualche soldo in più, puoi acquistare un'isola di 4.000 metri quadrati con vista sul pittoresco Maine. C'è una piccola cabina sull'isola e teoricamente puoi costruire anche qualche altra proprietà se volessi. L'unico problema è che durante l'alta marea metà dell'isola viene sommersa dall'acqua, di conseguenza il già piccolo territorio si restringe ancora di più. Portati un giubbotto di salvataggio. Fort Carroll, Maryland, Stati Uniti d'America. Prezzo 31.500 euro. Potresti diventare il proprietario di un'isola privata storica a una condizione. Devi ripristinare il forte situato su di essa. Ma ti costerebbe meno del prezzo medio per mandare un figlio a scuola fino alla laurea. Fort Carroll è un'isola artificiale costruita nel 1848. Quello che è rimasto oggi è un fortino esagonale abbandonato, che un tempo era cruciale per difendere la città di Baltimora. Molte aziende locali hanno tentato di rinnovare il forte e trasformarlo in un hotel, un casinò, un centro congressi e persino un carcere. Tuttavia, nessuno ci è riuscito finora. Il problema con l'isola è che si tratta di un importante sito di conservazione degli uccelli e ospita tonnellate di aironi e gabbiani. Ecco perché non puoi costruire o cambiare nulla sull'isola, dato che potrebbe spaventare gli uccelli. In secondo luogo, la fortezza stessa è sotto la protezione delle severe leggi ambientali dello Stato. Questo rende la riqualificazione quasi impossibile. Isola di McGibbon, New Brunswick, Canada. Prezzo 20.000 euro. Le persone in genere associano le isole private con una sorta di paradiso tropicale, ma l'isola McGibbon del Canada non è così. Forse questo spiega il prezzo molto basso di 20.000 euro per questo piccolo appezzamento di terra sul fiume St. John's, ma probabilmente ha più a che fare con il fatto che McGibbon è completamente sottosviluppata. Una delle ragioni di questo inconveniente è che ogni primavera il territorio viene totalmente sommerso, quindi non puoi costruire una casa accogliente qui perché le acque se la porterebbero via. Ma se ti piace il campeggio, l'isola di McGibbon potrebbe essere un investimento spettacolare.
isola di Maatsuiker, Australia. Prezzo gratis. Sembra strano, e lo è. Benvenuti in una piccola isola a largo della costa della Tasmania, in Australia. Per essere l'unico occupante di quest'isola, non è necessario acquistarla o pagare l'affitto. Il Tasmanian Parks and Wildlife Services offre alle persone di vivere in questa remota e bellissima posizione completamente gratis. La durata del soggiorno è di 6 mesi, ma dovrebbe essere il tempo corretto per godersi tutta la vegetazione lussureggiante, le viste mozzafiato sull'oceano e il tuo orto personale. Come sempre, c'è la fregatura. Prima di tutto, questa offerta è aperta solo alle coppie, ed entrambi i partner dovrebbero essere ugualmente desiderosi di andare sull'isola. Inoltre, dovrai occuparti della proprietà e della sua fauna selvatica, oltre a mantenere le attrezzature e gli edifici. Le tue responsabilità includeranno anche osservazioni meteorologiche. E infine, non ci sono mezzi di comunicazione con il resto del mondo. Esatto, niente TV, niente internet, niente telefoni. Tosto! Una volta che sei lì, puoi lasciare l'isola solo per le emergenze. E infine, non è finita? Puoi portare con te fino a 325 kg di materiali di consumo al tuo arrivo. Sì, roba piuttosto restrittiva, eh? Ma ehi, se tu e la tua compagna state cercando di scappare dal mondo moderno per alcuni mesi, allora potrebbe fare proprio al caso vostro. Ok, ma forse non hai neanche poche decine di migliaia di euro per comprare una delle isole più economiche sul mercato che nessun altro vuole. Beh, ci sono molte altre isole che non sono realmente in vendita, ma dove puoi viverci, o almeno visitarne alcune. Di nuovo, per una ragione o per l'altra, nessuno le vuole. Ad esempio c'è... Isola di Okunoshima. Questo posto si trova a circa 3 km al largo della costa del Giappone, ma nonostante la posizione così comoda, nessuno ci vive. Dal 1929 al 1945, sull'isola c'era un impianto di armi chimiche che produceva gas velenoso. Eppure, anche dopo che la fabbrica ha cessato di esistere, nessuno voleva stabilirsi sull'isola. Nel 1988 è stato inaugurato il Museo del Gas Velenoso Okunoshima e ha iniziato ad attrarre turisti. Cosa puoi fare, un'odorata gratis? Ma quello non era il motivo principale per cui l'isola aveva iniziato a guadagnare sempre più visitatori. Era perché il posto è pieno di conigli. Avevano cominciato a prosperare e moltiplicarsi sull'isola dopo che la fabbrica era stata chiusa. E in questi giorni, migliaia di simpatici coniglietti ti saluteranno se deciderai di fargli visita. E se lo fai, dovresti trovare il tempo di fermarti a... Isola di Hashima. Soprannominata Isola Nave da Guerra perché sembra una vecchia nave da guerra semidistrutta, Hashima si trova a circa 15 km da Nagasaki. Dal 1887 al 1974, sull'isola c'era una proficua miniera di carbone. Più di 5.000 minatori, insieme ai loro familiari, vivevano in questo appezzamento di 61.000 metri quadrati, tutti raggruppati in palazzoni. Ma quando il carbone finì, la gente lasciò l'isola e gli edifici furono abbandonati. Nel corso del tempo, lentamente si sbriciolarono, al punto che era pericoloso persino fare un passo sull'isola. Al giorno d'oggi, il sito è aperto ai turisti, ma non c'è da meravigliarsi che nessuno sia ansioso di vivere in questo luogo lugubre. Lazzaretto Nuovo. Situata a Venezia, in Italia, quest'isola è aperta anche ai turisti, ma non ospita nessuno. La ragione risiede nel suo triste passato. Nel 1468 l'isola divenne un'area di quarantena per le navi che si avvicinavano alla città. Questa mossa aveva lo scopo di proteggere Venezia dalla peste. Nel XVIII secolo l'isola fu trasformata in una base militare e infine, nel 1975, il posto fu lasciato abbandonato e dimenticato. Solo di recente la comunità locale lo ha trasformato in un sito museale. Isola di Yako. Questo posto appartiene alla Repubblica Democratica di Timor Est. L'isola sembra l'immagine di un vero paradiso. Rigogliosi alberi verdi, acque cristalline e sabbia bianca. Sorprendentemente questo posto è inabitabile, ma questo perché l'isola è sacra per la gente del posto, quindi nessuno è autorizzato a viverci in modo permanente. Ma puoi farci visita per un giorno o addirittura campeggiarti, quindi è visitabile. Allora, in quale isola vorresti andare? Facci sapere nei commenti. Per me è l'isola dei coniglietti. Questo posto deve essere pazzesco nel periodo di Pasqua. Inoltre, ricorda di dare a questo video un grande pollice in su.
condividilo con i tuoi amici e premi il pulsante iscriviti per rimanere sul lato positivo della vita.